Amici di GameExperience.it, buon salve, benvenuti in questo nuovo video, questa volta dedicato a Marvel Rivals, titolo pre-alpha in questo momento perché è in fase di test, che ormai è abbastanza chiacchierato nell'ultimo periodo. Abbiamo avuto modo di provarlo e quindi abbiamo pensato facciamoci una bella chiacchierata sul gioco. Io sono il buon Sim, qui con me c'è anche il buon Porrito e quindi io direi di incominciare a parlare del gioco che è uno sparatutto, come lo vogliamo definire? È in multiplayer, è un hero shooter, hero shooter però in terza persona. In terza persona, sì, esatto. Quindi diciamo che quando si parla di questo genere di gioco, quindi di hero shooter, immediatamente si pensa a Overwatch, perché è stato uno dei quei titoli abbastanza giocati diversi anni fa e anche fino a qualche tempo fa, anche perché Overwatch 2 non esiste. Quindi in questo caso la differenza con Overwatch sono diverse, a dire il vero, le differenze con Overwatch, ma quella che salta subito all'occhio è che è in terza persona Marvel Rivals, quindi abbiamo modo di vedere i nostri eroi Marvel preferiti proprio bene sullo schermo, e ogni eroe ha le sue caratteristiche, i suoi pregi, i suoi difetti, ma adesso appunto ne parleremo. Allora, il signor Porrito, tra l'altro, lui ne mastica parecchio di amici! No, mastica parecchio di Marvel Rivals. Quindi, allora, iniziamo questa chiacchiera. Parliamo un po' del gioco, le nostre prime impressioni sul gioco, perché effettivamente non si può parlare di anteprima vera e propria. No. È un primo approccio, se vogliamo. Potrebbe essere chiamato primo approccio addirittura. Primo approccio. Sì, è stato un leggero flirt tra noi e è stata quella punta di lingua che non siamo entrati totalmente. No, non si può dire, no. Non credo. Nel mio caso è più sexting, però sì, vai. No, praticamente la cosa interessante, secondo me, è stato il movimento attorno a Marvel Rivals. Cioè, qua forse, da questo lato dell'oceano, abbiamo carburato, ok, un po' di più. Invece di là, dall'altra parte dell'oceano, in Nord America, è completamente esplosa una bolla chiamata Marvel Rivals. Ah, sì, assolutamente. E questo ti fa capire una cosa, secondo me, che è il punto di partenza. Ovvero, sì, quanta voglia di un titolo che stravolga una scena un po' satura, ok? Che è quella dei competitivi online, che sta vivendo, secondo me, un momento simile a quello che c'è stato un paio d'anni fa nei Battle Royale. Cioè, quella sorta di, ok, ce ne sono tanti, la community però continua a giocare agli stessi per svariati motivi, tipo, uno su tutti, i miei amici giocano a quello. Ok, certo, l'altro certo potrebbe essere il mio streamer preferito gioca a quello, okay. Cioè, e quindi io lo guardo tutti i giorni e quindi mi viene voglia di giocare a quello, certo, esatto, e quindi di conseguenza forse c'era la voglia di qualcosa di nuovo, di fresco. E poi ovviamente c'è il discorso che Marvel è un brand universale, gigante, di una potenza, esatto, certo, inumana, e quindi qualunque cosa faccia attira su di sé interesse. Secondo me poi c'è un altro terzo punto che è molto sottovalutato dalla gente, perché non si conosce, ovviamente sono degli sviluppatori un po' nascosti, cioè o li hai seguiti o ti sei appassionato a qualche loro progetto, o se no non hanno questa nomea di macchina da guerra, e invece hanno dimostrato, per chi ha potuto vedere e provare questo gioco, che loro le cose le sanno fare e le sanno fare bene. Sì, sì, a voglia, NetEase, gli sviluppatori. Sì. Quindi io partirei da questo. Le mie sensazioni attualmente sono positive in linea generale. Sì. Qualche elemento che mi fa dire, ok, questo non dico è un allarme, ma questo merita un po' di attenzione. Vediamo come ci lavorano da qui alla release ufficiale. E poi tanti, secondo me, punti invece, che poi andremo a sviscerare fra poco, che mi hanno fatto veramente rizzare tutto quello che è possibile rizzare in un corpo. Quindi parliamo di sopracciglia, capelli, baffi, orecchie, sopracciglia e ciglia. Anche i peli del naso mi si sono rizzati in alcuni momenti.
E, che però andando verso l'alto hanno causato, sai, quel fastidio all'interno che ti causa un po' anche di starnuto, è molto fastidioso, sì. Non so se... comunque vabbè, invece le tue prime impressioni così generali? Allora, prime impressioni generali, diciamo che possiamo dire che prima tu hai detto che la gente forse ha sottovalutato, secondo me tutti hanno sottovalutato questo titolo, sin dall'annuncio probabilmente, perché magari è stato visto come l'ennesimo gioco Marvel, eccetera eccetera, quando in realtà poi alla mano, quindi provandolo, effettivamente le vibe sono completamente positive, dal punto di vista artistico niente da dire, cioè è ben realizzato, i personaggi sono stati riadattati secondo me perfettamente a quello che è il mondo di gioco, il fatto che siano stati anche creati dei personaggi nuovi o che comunque siano stati modificati per far sì che potessero integrarsi bene nello stile generale del gioco, dal punto di vista tecnico per esempio regge benissimo nonostante sia un alpha test, che è la cosa che probabilmente mi ha stupito di più. Personalmente io non ho un PC altamente prestazionale dal punto di vista di GPU, purtroppo è la mia unica pecca, è la GPU, a differenza di tutto il resto del PC, però nonostante ciò super fluido, senza problemi, in 3-4 giorni che l'abbiamo giocato mi è capitato soltanto una volta di avere un problema di un singolo crash, tra l'altro risolto in 30 secondi perché è il tempo di riavviare il gioco ed ero già di nuovo nella partita che stavamo giocando, quindi anche questo, cioè fosse stato un altro titolo alfa probabilmente non sarei riuscito partita. A entrare, sì ciao, cioè, no, era persa quella partita lì. Invece da questo punto di vista strasolido, tra l'altro giusto per ricordare e dare un minimo di contesto alla cosa, questo alpha test inizialmente era previsto solo per gli utenti statunitensi, quindi solo i giocatori americani potevano accedere al gioco. Tendenzialmente a livello ufficiale è ancora così? No, nel senso che, aspetta, però... ti correggo, non è che tendenzialmente così, è che poi col passare del tempo l'interesse e tutto hanno sbloccato esatto, un quantitativo di codici anche per il resto del mondo, chiaramente però a livello di proporzioni stiamo parlando di 90-10. Ecco. Sì, esatto, infatti tutti i server al momento sono americani, lo capiamo anche solo dal ping delle partite, perché a parte il primissimo giorno che abbiamo giocato, che proprio tra l'altro ci siamo connessi tipo alle nostre 2 di notte italiane per poter giocare al gioco, a parte quelle primissime partite che abbiamo fatto nel primo giorno dove probabilmente i server non erano ancora estremamente popolati, avevamo un ping che era inesistente, cioè praticamente sì. Giocavamo con 2-3 di ping, che ci sembrava stranissimo ovviamente, pensando che i server appunto sono situati in America. Poi nel corso dei giorni successivi invece si è arrivati a quello che dovrebbe essere purtroppo sì. Lo standard, che è sui 130-120 ping, dipende da, ovviamente dalle connessioni che avete eccetera eccetera, però anche in questo, cioè pure... nonostante ciò cioè, stabilissimo, capito? Cioè nonostante ciò si riesce a giocare tranquillamente, non abbiamo avuto problemi di sorta di quel tipo, e quindi anche lì lato tecnico niente da dirgli, e io immagino che poi nella release finale del gioco sia ancora meglio, e se è già comunque di ottimo livello ora, non oso immaginare poi quando uscirà. Sì, no, perché se tu pensi che l'unico problema tra virgolette che puoi avere, e non è un problema del gioco, è il fatto che noi resto del mondo giochiamo su un server americano. Sì, esatto. Cioè l'unico problema qual è? È che ogni tanto magari il colpo non entra, ma si sta parlando di 2 colpi su 40.000 che lanci in una partita. Sì, cioè, esatto. Sì, è un numero bassissimo e sei con 130-140 di ping. Ora, vai 130 di ping in online su FIFA FC24 in come si chiama? In server europeo,
e poi vedi praticamente tutti i giocatori, anche quello con 40 di velocità che diventa Usain Bolt e si teletrasporta da una parte all'altra del campo. Qua invece davvero, cioè, è una roba incredibile, niente, sì, niente di niente, granitico sotto tutti i punti di vista. Sì, poi da quel punto di vista si noterà anche nelle nostre clip che abbiamo registrato, che ogni tanto si vede che sì, sembra che miriamo al vuoto, quando in realtà noi stavamo mirando, sì, esatto, stavamo mirando il personaggio, vero? Però vabbè, quelli sono dettagli. Comunque, punto di vista tecnico, secondo me è abbastanza solido. E, parlando invece del resto del gioco, proprio come è strutturato il gioco, secondo me chi lo guarda e soprattutto chi lo gioca gli viene ipernaturale il fatto che lo si accosti appunto a Overwatch, soprattutto se si è giocato il primissimo Overwatch nei primi anni di vita di Overwatch, che tra l'altro ricordiamo che come titolo ha subito mille cambiamenti, mille bilanciamenti dei personaggi, introduzione di personaggi nuovi, quindi comunque se si è vista quel periodo lì di nascita del gioco, giocando a questo si, almeno per quanto mi riguarda, io ho avuto le stesse identiche sensazioni, il che non è per forza una cosa negativa, cioè il fatto di dire ah è uguale a Overwatch secondo me non è un difetto vero e proprio, anche perché in realtà se nonostante alcuni personaggi nelle loro caratteristiche possono ricordare effettivamente alcuni personaggi di Overwatch, possiamo ricordare che comunque Overwatch di originale di per sé anche lui era molto derivativo di altri titoli e vi dicendo, quindi fare questo genere di paragoni fino a un certo punto, però ci sta magari dire ah sto giocando a The Punisher, mi ricorda un misto fra Bastion e il soldato 76 di Overwatch, oppure gioco a Hulk e per come è strutturato Hulk mi ricorda un po' D.Va, no? Perché prima sei Bruce Banner, sei piccolino, poi guarda, diventi Hulk che sei grosso, però cioè, in realtà ogni personaggio ha delle caratteristiche che ti possono ricordare diversi personaggi all'interno di Overwatch, ma in realtà il tutto risulta ben confezionato. Cioè, quella sensazione lì, a meno che non sei un giocatore navigato, comunque te la perdi subito, perché i personaggi sono realizzati molto bene, hanno preso perfettamente le caratteristiche dei personaggi che già conosciamo, che abbiamo visto nei fumetti, che abbiamo visto negli altri videogiochi o nei film addirittura, e quindi le abilità sono cucite perfettamente sul personaggio. Basti pensare a Spider-Man, secondo me, a parte che il gioco stesso te lo dice che è complesso, ma è davvero complesso da gestire, perché ci sono delle volte che proprio ti sembra di giocare al classico Spider-Man che hai già utilizzato in vari altri videogiochi, quindi tu puoi andare in giro per la mappa swingando tranquillamente con le ragnatele, puoi bloccare le persone e poi è molto agile, molto veloce, puoi fare attacchi ravvicinati a distanza, cioè è molto difficile da gestire come personaggio. Altri magari sono un po' più facili, tipo, lo ammetto che è quello che ho utilizzato per la maggior parte del tempo, ma perché mi ci ero abituato, tipo appunto The Punisher, secondo me è quello un po' più semplice, è proprio il classico spara-spara, fai casino. Sì, però io credo che cioè, sia importante sottolineare la cosa per cui non una roba che... Cioè, partiamo da un passo indietro, stiamo parlando di un prodotto e di un'azienda. Sì. L'ho già detto altrove, non stiamo parlando di una onlus. Cioè, no, questa roba qua, questa roba qua ma deve dovrebbe essere per qualsiasi cosa. Sì. Ma non è, cioè, capito? Non è... Cioè, perché ogni tanto è che per quanto la gente che crea i videogiochi abbia passione per i videogiochi, non è che crea i videogiochi perché vuole rendere felice tutto il mondo. Cioè, vuole creare un prodotto bello dal punto di vista artistico perché chi lo crea è un artista, ma poi fondamentalmente quel prodotto deve vincere, perché tu a casa deve vincere, deve vendere, perché se tu a casa la pagnotta la devi portare. Nel senso, quindi alla fine della fiera quello è. E perché allora utilizzare una cosa che è universalmente apprezzata è un errore? Cioè, perché è chiaro che se io faccio una copia carbone, cioè se io mi chiamo
cos'era il Pokémon like che abbiamo giocato qualche mese fa. Palward, se io mi chiamo Palward. Pensa, chiaramente. Ti sei già scordato, ma hai fatto una testa tanta. No, perché te lo sei già scordato. No, perché io voglio dire che io sono un sostenitore di alcune scelte di Palward, però do anche comunque ragione a chi, per esempio, dice su determinate scelte è proprio copia carbone. In questo caso è più utilizziamo un sistema che funziona, quindi una, per esempio, interfaccia che è simile a qualcosa che già ho nella memoria e che quindi è di facile navigazione, oppure magari una mappatura dei tasti molto simile a quella di titoli come MOBA o Hero Shooter già noti, in modo che la memoria muscolare delle persone non debba essere così complicata o stravolta, ok? Sì. Perché anche quello comunque... Infatti, anche da quel punto di vista è proprio user-friendly, cioè nel senso se hai già avuto modo a che fare con questi titoli... E poi parliamo di Marvel ha uno storico di questa scelta qua molto intelligente, ma perché Marvel alla fine vuole vendere, cioè Marvel Spider-Man PS5 di Insomniac, il combat system, sbaglio o era di un altro supereroe molto famoso per gli applausi? Ovvero Batman. Quindi io volevo dire, cioè, nel senso, mi sembra che sia una cosa abbastanza, cioè, oppure vogliamo fare un altro esempio. Ghost of Tsushima nasce sulle ceneri di un combat system che aveva reso famoso per tanti anni un'altra saga molto famosa, che era quella di Assassin's Creed. Quindi più che il combat system, l'infrastruttura open world, esatto. A questo punto possiamo citare, sì. Più che il combat system, scusate, di Ghost of Tsushima era l'impostazione proprio del gioco, poi il combat system aveva delle peculiarità. Però è quello. Quindi non è sbagliato fondamentalmente puntare a qualcosa che vende, è come tu lo rendi coerente, come dicevi tu prima, Spider-Man quando lo usi ti ricorda Spider-Man, Doctor Strange ha una delle robe, io credo che negli ultimi 10 anni i portali di Doctor Strange è una delle robe più fighe di gameplay mai fatte, cioè quella roba lì è fuori dalla grazia di Dio, perché... Quella roba lì è Portal! È quella roba lì è Portal, ma messa in un multiplayer, e cioè a livello comunque di pesantezza quella roba lì è importante, perché il passaggio è instant, il caricamento della mappa, e puoi posizionarlo in qualunque punto tu vuoi, e ci puoi sparare attraverso. È come la modalità, quando si giocava in multiplayer a Portal 2, sai che c'era la modalità che potevi giocare in cooperativa, e già lì era ovviamente gestita benissimo, qua... Cioè, per essere in alfa ed è un gioco multiplayer con 12 persone, capisci che ci sono stati dei momenti in cui ricordo, abbiamo anche giocato recentemente, che Dottor Strange ha aperto il portale, io ho visto il portale in cui vedevo tutti i nemici che camminavano dietro, io prendo, miro il portale, lancio la granata di Punisher dentro il portale e colpisco tutti gli avversari che erano dall'altra parte della mappa. Cioè, questa cosa è gestita molto bene, ripeto, sempre per essere un alfa. Sì, ma in generale secondo me la scelta dei personaggi è azzeccatissima, la caratterizzazione dei personaggi azzeccatissima, e non hai quella sensazione di secondo me non è affine a, no, cioè tu ti giochi quello, prendi Storm, fai Storm, prendi Magneto, fai Magneto. Cioè, sono gestiti molto bene. Così anche come magari quei personaggi ex novo, Luna Snow si chiama. Che però non sono propriamente iper nuovi, ma sono poco famosi. Sì, vabbè, no, Luna Snow, Luna mi Snow pare è proprio nuova. È proprio nuova, eh. Credo che sia proprio stata creata apposta. Mi viene Penny Parker. Penny Parker come personaggio di per sé esiste. Sì, ma 2004. Non c'è mai stata un'applicazione, almeno ludico, non credo. No. È solo che lui è stato il regalo, cioè il regalo, se vogliamo, è stata il featuring tra Marvel e The Umbrella Academy, perché
l'inventore di The Umbrella Academy è colui che ha inventato Penny Parker nel 2014. Sì, che è, tra l'altro, il frontman dei My Chemical Romance. And I was... My father! E poi non la so la canzone, vabbè. No, questa cosa bella, mi piace. No, comunque, da quel punto di vista, secondo me, gestita molto bene. Lato, un'altra cosa del quale forse non abbiamo ancora parlato è proprio anche come sono stati bilanciati i personaggi tra di loro. Ripetendolo per l'ennesima volta, essendo una fase di test del gioco, ovviamente non ci si può aspettare la perfezione da quel punto di vista. Quindi è ovvio che utilizzandoli i personaggi ci si rende conto che c'è qualcuno che è meglio dell'altro, certo, e viceversa. Noi giocandoci abbiamo notato tanto che ci sono dei personaggi che risultano essere molto fastidiosi, soprattutto se si ha una conformazione di un certo tipo, proprio come succedeva comunque anche con altri Euro Shooter, come succedeva con Overwatch e vi dicendo, per esempio, abbiamo capito Magic, come cazzo la vogliamo chiamare, che è effettivamente molto molto fastidiosa, anche perché nonostante sia un personaggio melee, che quindi attacca a distanza molto ravvicinata, ha una possibilità di spostarsi molto rapida, perché appunto Magic ha la questione di creare dei tunnel, dei portali per spostarsi da una parte all'altra, e questa cosa avviene durante l'utilizzo di alcune sue dato solo lei, tranne Black Panther. Sì, vabbè, e anche lì risulta essere molto fastidiosa, così anche come determinati team up. Noi abbiamo potuto provare con Rocket Raccoon e Punisher, se messi assieme sono una porta aerei, cioè è impossibile bloccarli, cioè i colpi sono velocizzati e infiniti. Se anche solo metti giù una torretta e ti curi mentre spari, cioè davvero è allucinante, è impossibile bloccarlo. Ma anche altre situazioni, anche alcune ultimate, quindi mosse finali che ci sono all'interno del gioco, se sfruttate come si deve, sei finito. Lì ci sta anche nella capacità del giocatore, certamente. Però esatto, vabbè, quello è molto importante, cioè nel senso, comunque stiamo sempre parlando, e anche qui la scelta intelligente da parte di NetEase di mettere la scena competitiva al centro. Cioè, un concetto è che il gioco ruota attorno al competitivo. Sì. Secondo me poi si aprirà a un certo momento la strada, se dovesse aver successo, e quel muro che trovò Overwatch, ovvero la gente magari vorrebbe della contestualizzazione narrativa, ma poi metterti a sviluppare una modalità totalmente single player ti può portare a perdere il focus dalla scena competitiva e avere tutta una serie di problemi. Ma qui ovviamente stiamo parlando nel futuro. Dovranno essere bravi a gestire quello, se avranno successo. Però di base, in questo momento, come dicevamo prima, ricorda anche il primo Overwatch per quello. Cioè il focus è sulla scena competitiva, il focus è il bilanciamento, il focus è rendere incredibili queste possibilità di utilizzo dei supereroi. E tra l'altro, a differenza di Overwatch, qua hai una sfida in più, perché in Overwatch il personaggio era creato ex novo e non era un supereroe. Qua tu devi dare alla gente il feeling di essere qualcuno di totalmente fuori scala rispetto a un umano, cioè deve essere uber forte. E quindi hai anche la questione del bilanciamento tarato verso l'alto. Cioè io non posso nerfare totalmente un personaggio da renderlo inutilizzabile, perché quel personaggio deve rimanere coerente con la sua natura, che lo rende un supereroe o un supervillain. Quindi qualcuno che mette potenzialmente a repentaglio la vita anche di altri supereroi. Quindi questa roba non è da sottovalutare. Secondo me hanno fatto un ottimo lavoro. Qualcuno è riuscito meglio, qualcuno è riuscito un po' di meno. Ovviamente hai un rank, se vorressimo fare una tier list, ci sono dei personaggi che stanno molto in alto e personaggi che stanno un po' più in basso, però generalmente, tranne forse un paio di casi, hai quasi con tutti la possibilità di essere bravo se impari come utilizzarlo.
cominciavi tu. Che questa è una cosa che è in tutti i hero shooter. Quelli che funzionano, però. Sì. Che è una piccola ma grande differenza. Piccolissima. Esatto. Comunque non ci hanno pagato per dire che è bello questo gioco. No, esatto, esatto. Precisato. Non ci hanno pagato. Ma ci pagherà. No, non sto scherzando. No, non è vero. No. Non è quindi, per esempio, ieri ci è capitato di fare una partita e trovare una squadra potenzialmente che magari sulla carta tu dici, oh, che strano, no? Con tanti personaggi volanti. E poi dopo, prendili. Quelle che sono volate sono state altre cose. Esatto. Tipo le Madonne. Esatto. Sì, sì. Cioè, prendili. Prendili, perché anche The Punisher, che comunque tu dici spara, sì, ma se quello si muove a destra e a sinistra e c'hai un ping di 140 è un po' difficile cercare di prendere quello che vuole in giro. Sì, sì, esatto. E infatti ieri abbiamo avuto questi problemi qua, avevamo una Storm, un Iron Man e non so chi cacchio, Spider-Man pure che se ne andava in giro, per me era un delirio, cioè non capivo più niente. Però questo capisci che a quel punto entra poi la scelta vincente, ovvero il giocatore stratega, la squadra eSport che si crea le combinazioni. Ok, io trovo questo, mi trovo questo counter, qual è il mio counter al loro counter? Questa roba qua è fondamentale, cioè fa tutta parte di una componente che non è il casual gamer, ma è chi vuole approfondire tutta una serie di dinamiche e che quindi ti aumenta la stratificazione di pubblico che può arrivare a entrare in diverse dinamiche del tuo gioco. Ricordandoci sempre, e lo ripeto, che appunto magari non lo si sa, ma Naraka, che è il precedente gioco che è ancora attivo di NetEase, ha una struttura eSport enorme, soprattutto in Asia, e è strutturato in una maniera pazzesca. Cioè io mi ricordo che anche nelle scelte c'è dietro un team di lavoro estremamente meticoloso. Io mi ricordo che cioè, non è che tu dici inserisco un personaggio a stagione, cioè loro inserivano un personaggio nel momento in cui sapevano che quel personaggio non avrebbe distrutto niente, ma nelle stagioni in cui non c'era un personaggio c'erano tutta una serie di collaterali incredibili, e quando inserirono la... Poi vabbè, era un Battle Royale, quindi avevano anche le mappe, eccetera. Vabbè, certo. Quando inserirono la prima mappa, un evento incredibile, cioè la seconda mappa, quindi la prima mappa a essere inserita dopo la mappa originale. Sì, sì, sì. Fu un evento incredibile. E mi ricordo che all'evento di preview ci fecero vedere questa roba qua e tutta la gente rimase incredibilmente estasiata per il lavoro meticoloso, soprattutto sul bilanciamento. E questo ti fa capire che potenzialmente il lavoro con Marvel può essere molto interessante, perché poi quando magari potremmo qua switchare nella parte personaggi, quando poi ti entra un Mr. Fantastic, capisci che allora magari ci divertiamo, allora aspetti con trepidante attesa tutto quello che può arrivare da loro. Ecco, questo è il vantaggio secondo me di lavorare col brand Marvel, cioè l'abbiamo visto anche con Marvel Snap, l'abbiamo visto anche con altri titoli. Diciamo che da un certo punto di vista sì, ti facilita, perché hai la possibilità di attingere a un roster di personaggi gigante, tuttavia devi stare molto attento a come li utilizzi questi personaggi, senza stare troppo a snaturarli, senza fare scontenti i fan di quel personaggio, quindi hai una sorta di responsabilità abbastanza alta. E dall'esperienza che abbiamo avuto con Marvel Snap, per dire che vabbè, è un altro genere di gioco, un gioco di carte e vi dicendo, però i personaggi sono stati trattati bene da quel punto di vista, le carte sono sempre state coerenti e quando non lo erano le hanno cambiate in corsa in modo che fossero in linea con la lore dei personaggi, e questa cosa per esempio mi è piaciuta tanto ed è una roba che già con questo Marvel Rivals stanno cercando di fare e secondo me porteranno avanti. Cioè già adesso si capisce bene che comunque i vari personaggi sono fedeli a quello che sono sempre stati anche nelle altre opere e via dicendo, quindi
sono trattati come si deve, ecco, hanno il loro peso, la loro responsabilità rispetto a fare il personaggio creato da zero, ovviamente ce l'hanno. Però immaginate un Marvel Rivals, il quantitativo di personaggi che potrebbe avere e che potrebbero mescolarsi e collaborare fra di loro. Basti pensare ai vari team, no? Quindi in questo caso, per esempio, in questa fase del gioco, in questa alfa, ci sono ben 3 personaggi dei Guardiani della Galassia, che anzi 4 personaggi di Guardiani della Galassia, perché c'è Mantis, c'è Rocket Raccoon, c'è Star-Lord e c'è Groot. Quindi immaginate dovessero inserire Gamora, dovessero inserire Drax, cosa può venire fuori. Stessa cosa anche per quanto riguarda l'universo degli di X-Men, quindi c'è Storm, c'è Magneto, chi è che c'è ancora degli X-Men? Adesso c'è anche Scarlet Witch. C'è Scarlet Witch, poi vabbè, sono 19 personaggi, quindi cercare di ricordarsi di tutti a volte si fa un po' fatica, ma stessa cosa anche per quanto riguarda la formazione classica degli Avengers, Hulk c'è, Iron Man c'è, lo Spider Universe, c'hai cioè Spider-Man come c'hai cioè Penny Parker, ma io immagino che ne verranno fuori altri. Dai leak era venuto fuori il main Venom, di Simone, l'unico e solo personaggio che io poi utilizzerò quando uscirà questo gioco, quindi in realtà si potrebbero fare un sacco di combinazioni, un sacco di team up, e i team up all'interno del gioco secondo me sono una delle caratteristiche meglio pensate, cioè il fatto che tu riesci a far collaborare davvero i giocatori all'interno della squadra rispetto ad altri, rispetto anche banalmente a Overwatch, dove tu dici ok, io prendo questo, tu prendi quell'altro, ci organizziamo in questo modo, ok, ma il fatto di avere dei potenziamenti, dei bonus sulla scelta dei personaggi per farli collaborare assieme, questa cosa secondo me è incredibile e aiuta tanto all'interno delle partite, aiuta davvero tantissimo. Sì, cioè, anche solo sono la game costruzione changer del team. Sì, sì, no, sono game changer, sono perché fondamentalmente hanno un vantaggio, sì, che è quello di non dover aggiungere al giocatore un pensiero in più, ma allo stesso tempo cambiare potenzialmente le sorti di un match con esatto, diciamo, la giusta combo. Cioè, perché specifichiamolo, le team up abilities sono quasi sempre passive, cioè sono cose, sì, che al giocatore capitano, ma di base al 99% succedono senza che tu debba fare nient'altro se non mettere nella stessa squadra quei determinati personaggi. Poi e mettere sono... i personaggi in una determinata posizione. Esatto, in una determinata posizione. Esatto, perché comunque poi ci sono delle eccezioni, ovviamente non è sempre così. Però di base, certo, per esempio, faccio l'esempio mio, del mio main, che in questo momento è Magneto. Scarlet Witch dà la possibilità a Magneto di utilizzare un nuovo attacco. Sì. Fortissimo. Quasi il 100% in più di danno, solo essendo presente nella squadra. Mentre, per esempio, Rocket Raccoon e Groot interagiscono in un'altra maniera, più attiva, esatto, che passiva, però sono eccezioni. E Iron Man con Hulk. Iron Man con Hulk, esatto. Cioè, nel senso, sono per la maggior parte pensate in una maniera tale da non far troppo preoccupare il giocatore su cosa devo fare, cosa non devo fare, ma tu sai che quella sinergia in quel momento può cambiare le sorti di una partita. E anche il pensiero, come dicevamo prima, potrebbe essere ok, io sono in difficoltà, mi metto un team up nuovo che so che fa quella roba lì per risolvermi quel problema. Ma concludendo diamo un nostro effettivo primo parere, positivo o negativo, promosso o bocciato? Per me non posso dire promosso o bocciato, perché secondo me è troppo troppo presto, il gioco, certo, potrebbe arrivare in beta per dirti che è totalmente diverso dall'alfa. Io però utilizzerei un termine a me molto caro, che è quello di Marvel Rivals è come il vino rosso. È probabilmente un prodotto che più lo lasci lì a maturare e più migliorerà. Io non credo di avere altro da dire. Io non so se non ho altro da dire perché sono d'accordo con te o forse perché sono imbarazzato da quello
che hai detto. Comunque, su una cosa sono d'accordo, ovvero che effettivamente è troppo presto per dare un giudizio effettivo, perché da qui in avanti il gioco potrebbe cambiare tantissimo. Non sappiamo neanche quando uscirà, tra l'altro, non è un dato che sappiamo. Quello che possiamo, che posso dire io dal mio parere, è che effettivamente giocandolo mi sono molto divertito, mi è sembrato di tornare indietro nel tempo appunto a quando giocavo per le primissime volte al primo Overwatch, e anche giocare in compagnia è molto bello con questo titolo. Non risulta frustrante, non risulta fastidioso, si riesce a collaborare benissimo, visivamente molto bello, quindi io spero soltanto che portino avanti davvero bene il progetto, e non vedo l'ora di provare le nuove, non so, nuovi test, alfa, beta, quello che sarà, per vedere come sarà cambiato, cosa avranno modificato, come l'avranno migliorato, perfezionato. Da quel punto di vista ho tanta curiosità, tantissima curiosità. Ma se questa è la base di partenza, amici di NetEase, andate avanti così, perché state secondo me facendo un buon lavoro. Però sul giudizio effettivo toccherà appunto aspettare. Per ora sono appunto dei primi pareri. Bene, io direi, signor Porrito, che la nostra chiacchiera si può concludere qui. Vuole aggiungere qualcosa? No, io vorrei semplicemente dire che le mie Pentakill e il mio lavoro come Magneto sono universalmente riconosciute anche dalla Xavier Academy. Grazie a tutti, mi ritroverete pelato fra qualche tempo a comandare una truppa di mutanti pronta a salvare la Terra e soprattutto a salvare Simone Milone. Guardi, io, purché essere salvato da lei, preferirei finire in un vulcano. Con questo noi vi salutiamo, io come sono Sim, lui è il buon, purtroppo, è il buon Porro, e ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi, continuate a guardare questo canale incredibile, come direbbe un caro collega, e alla prossima. Ciao a tutti.